Tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020, una delle stelle più luminose del nostro cielo è improvvisamente diventata meno luminosa. Di quale stella sto parlando? Di Betelgeuse. Betelgeuse deriva dall'arabo e significa la mano del gigante. E infatti Betelgeuse è la stella della spalla destra di Orione, il gigante nel nostro cielo, una delle costellazioni più belle che possiamo ammirare nel nostro emisfero. Qualcuno aveva pensato che la stella stesse per esplodere in una supernova. Ma poi, alla fine, è davvero successo? Lo scopriamo dopo la sigla. Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in Pillole. Di recente è stato pubblicato su Nature un articolo che svela finalmente il mistero di Betelgeuse e della sua diminuzione di luminosità. Betelgeuse è nella top 10 delle stelle più luminose che possiamo ammirare nel nostro cielo. La sua luminosità è variabile, quindi c'era da aspettarsi anche una diminuzione di luminosità. Ma quella che abbiamo visto alla fine del 2019 e all'inizio del 2020 era il picco minimo di luminosità. Betelgeuse è una supergigante rossa e sappiamo che la sua fine è imminente e sarà in un'esplosione in supernova. Betelgeuse è stata in passato una stella molto molto luminosa, dal colore bianco-azzurro, ed è una stella molto massiva e molto grande. Basti pensare che adesso, nelle condizioni attuali di supergigante rossa, se la mettessimo nel nostro sistema solare, la stella arriverebbe fino all'orbita di Giove e i gas addirittura forse anche all'orbita di Saturno. È una stella anche molto massiva, si calcola che abbia una massa 20 volte quella solare. Stelle del genere hanno una vita breve perché consumano subito tutto il carburante e da bianco azzurre, che erano all'inizio, si trasformano in super giganti rosse e dopo questa fase di transizione esploderanno in supernova. Betelgeuse è sicuramente una stella che sta per morire, tra virgolette, comunque nella sua fase finale di evoluzione stellare. Quello che noi non sappiamo, ovviamente, è quando esploderà. Sicuramente a breve, ma breve in termini astronomici, quindi potrebbe esplodere in qualche migliaio di anni. Noi esseri umani non sappiamo se riusciremo a vedere un'esplosione del genere. Gli astronomi e astrofisici contano molto su Betelgeuse e sul poter vedere un'esplosione in supernova di questa stella, perché è una di quelle stelle del nostro cielo che è abbastanza distante da non risentire gli effetti negativi di una supernova e allo stesso tempo potrebbe essere un laboratorio a cielo aperto di astrofisica, perché noi non abbiamo mai visto con strumenti avanzati un'esplosione in supernova. Ne conosciamo due che si sono potuti ammirare qualche secolo fa, e sto parlando della supernova di Tycho Brahe e la supernova di Keplero, che sono rimaste per mesi visibili nel cielo. Purtroppo anche lo scorso anno, anche se qualcuno ci aveva sperato, si sapeva che Betelgeuse non potesse star per esplodere in un tempo brevissimo, però la sua diminuzione di luminosità aveva comunque fatto insospettire astrofisici, astronomi, e magari era stato avviato un processo che era inspiegabile. Un articolo pubblicato su Nature di recente ha svelato finalmente il mistero. La diminuzione di luminosità di Betelgeuse era da imputare a una nube di polvere che si trovava davanti alla stella. La superficie di Betelgeuse cambia regolarmente. Bolle di gas sulla superficie si muovono, si ritraggono, si espandono. Una bolla di gas molto molto grande si era staccata praticamente da Betelgeuse e aveva iniziato a vagare nell'universo davanti alla stella. Poiché la stella ha ceduto una buonissima parte di gas, la zona che aveva perso quel gas si è raffreddata. Questa diminuzione di temperatura ha portato il gas a condensarsi e a diventare polvere. Questa nube di polvere davanti alla stella ha fatto sì che noi la vedessimo meno luminosa, ma in realtà era solo un'impressione. E infatti
La luminosità di Betelgeuse è tornata a valori normali intorno ad aprile 2020. Questo evento però ci potrebbe far pensare anche che il nostro universo in realtà non è così statico come lo vediamo, che tutte le nostre stelle che abbiamo nel cielo non sono lì ferme come puntini, ma in realtà sono in continua evoluzione. Questo è tutto per oggi, noi ci vediamo in un prossimo video.